tu sei papà. Esatto. No, per cui tua figlia oggi ti avrà fatto, la Carlottina ti ha fatto... Carlottina oggi mi ha recitato una poesia. Davvero? Sì, hai imparato all'asilo? Hai imparato a scuola. A scuola, già che lei fa la prima. Sì, e mi ha recitato una poesia, mi ha fatto commuovere, emozionare. Esatto. Però tu poi c'hai un papà. Poi io c'ho papà, sì. Esatto. Certo. E tra l'altro questa focaccia di San Giuseppe la condividete proprio in famiglia, è una cosa di... Allora, sì, perché io, famiglia piemontese, però in realtà la focaccia di San Giuseppe è un prodotto tipico pugliese. Perché? Perché è un impasto fatto col grano duro, un prodotto piemontese che, pugliese, che io ho mangiato, spesso mangiavo, eccolo qua, qui siamo io, mio fratello Fausto e mio papà Ferdinando. Perché tutti hanno la F in casa Marina. Tutti F come farina, felicità come farina, e fortuna. Quindi, esatto. E quindi che cosa succede? Soprattutto quando ero più giovane, una volta all'anno si andava in Puglia o Puglia Basilicata a visitare i campi di grano duro con la famiglia, certo. Si andava giù in macchina e quindi durante tutto questo viaggio che cosa si mangiava? Si mangiavano le eccellenze del territorio. Beh, per entrare nel territorio bisogna, esatto, mangiare quello che c'è nel territorio. E la Puglia regala grandi gioie, esatto, da questo. Ma guardate che meraviglia, questa è la focaccia di San Giuseppe. Guardate. Che si fa in questo periodo per la festa del papà, fatta con gli sponsali. Con gli sponsali, quindi le acciughe e l'uvetta. Ed è una cosa incredibilmente buona. Oltre alla forma, che è questa forma ciambella dove tutto si impasta su se stesso. E poi vedi all'interno ci sono diverse cotture, perché la parte esterna cuoce in un modo, la parte interna vicino al bordo in un altro, l'interno ancora in un altro ancora. Meraviglia. E diventa una commistione di sapore incredibile. Partiamo, allora, dall'impasto, esatto, che viene fatto appunto con 300 grammi di semola di grano duro, l'oro del sud, Puglia, esatto, sud, e 300 grammi di farina di grano tenero. Quindi andiamo a mischiare le due farine, che è anche un po' l'incontro tra nord e sud. L'acqua sono 350 grammi, ne inizio a mettere un po', vero che è buon alto? Mamma mia! E poi vedi, adesso tu hai un pezzo di crosta pane, in mano, crosta, e tu senti questa consistenza un po' diversa dai classici pani, dalle classiche focacce. Perché? Perché qui ci sono le patate, 150 grammi di patate per 600 grammi di farina che mettiamo all'interno dell'impasto, patate precedentemente bollite e poi fatte asciugare e raffreddare, messe nell'impasto, e danno quella consistenza unica. E la Puglia è un po' la regina di questi impasti con le patate. Lievito di birra, 10 grammi, quindi mettiamo prima le farine, poi l'acqua, dopo pochi minuti andiamo a mettere le patate, poi il nostro lievito di birra e impasto. Impasto per un tempo variabile a seconda di quanto siamo bravi e veloci col cucchiaio, ma che può andare dai 7-8 minuti fino al quarto d'ora. Quindi andiamo bene. Diciamo che poi questa è perfetta per Pasqua, Pasquetta, cioè fantastica. È proprio un'idea meravigliosa. Brava. Noi da adesso poi vi daremo tutte le idee per queste festività di Pasqua, poi, Pasquetta. Esatto, questo per un picnic con gli amici, esatto, è fantastico. E poi sono quei prodotti che sono buonissimi appena fatti caldi, ma sono eccezionali anche da freddi, quindi, o riscaldati addirittura. Cioè sono proprio i prodotti della tradizione quasi contadina. Il sale, 10 grammi. Vado a finire con la restante acqua, continuo a impastare e quando abbiamo amalgamato bene, quindi non abbiamo più l'impasto eccessivamente morbido e liquido e non abbiamo, vedi che inizia a formarsi, andiamo con l'olio, che sono 20 grammi di olio extravergine, coratina pugliese, però esatto, possiamo naturalmente mettere anche un olio buono di altre parti d'Italia. E quando abbiamo un impasto bello sodo, che cosa facciamo? Lo facciamo riposare fino al raddoppio di volume a temperatura ambiente. Ci può volere un paio d'ore, un'ora e mezza, a seconda di quanto caldo abbiamo in casa. E poi dopo ti faccio vedere tutta la lavorazione. Va bene. Non so, volevo buttare... Sai quando schiacci, come nei film, che schiacci il bus? Ma non mi piace buttare via le cose, quindi adesso ne faccio io quello che voglio, è mio. Mi fai scassare da ridere, come si dice. Scassare da ridere. Ma scusami, ma ti pare? Guardiamo bene i tempi oggi, che dopo c'è il TGA. Ma tanto c'è, guarda, se non ti preoccupare. Basta darli i tempi, basta che uno li segnali, io infatti, li vedo. No, assolutamente. Allora, focaccia di San Giuseppe, abbiamo fatto il nostro impasto, che è un impasto, la particolarità, con il grano duro, semola di grano duro e farina di grano tenero tipo zero, metà e metà, 350 grammi d'acqua, 10 grammi di lievito fresco di birra, ma soprattutto 150 grammi di patate lesse, che danno questa consistenza unica a questo impasto, che tra il croccante e il morbido e poi il gusto incredibile. 10 grammi di sale e 20 grammi di olio extravergine di oliva che si mettono alla fine.
facciamo lievitare, diciamo, l'impasto fino a raddoppio. Solitamente dipende dalla temperatura, ma ci può impiegare da 1 ora e mezza a 2 ore. È una ricetta tipica, naturalmente per la festa del papà, ma soprattutto che tipica di Gravina in Puglia, questo meraviglioso paese dove ci sono tantissime ricette, ma questa è proprio, nasce lì, ed è una tradizione contadina, no? Infatti viene fatta con gli sponsali, con le acciughe e con l'uvetta, proprio con prodotti, diciamo, tipici, ma soprattutto prodotti tra virgolette poveri, no? Che poi in realtà sono i prodotti buoni della tradizione contadina, che ormai sono un'eccellenza. Dopo la prima lievitazione io lo sto stendendo all'inizio proprio come se fosse una pizza, mettendo farina sul tavolo e andando ad allargare l'impasto. L'impasto che deve essere abbastanza sottile, infatti mi aiuto anche con il mattarello, perché la particolarità è di avere un bel ripieno, ma soprattutto la pasta che non sia eccessivamente spessa. Una tortona meravigliosa, l'abbiamo vista, abbiamo fatto lo spoiler all'inizio, siamo proprio innamorati. Esatto, no, ma poi è... proprio un prodotto buonissimo. Questa pasta qua, tra l'altro, questa tipologia di pasta qua la possiamo utilizzare anche magari a fare delle focacce, un sacco di prodotti buoni. Guarda, vedi che lo spessore sembra quasi un velo, no? E a questo punto partiamo con gli sponsali che io ho già messo, in cui ho già messo l'uvetta all'interno. Eccoli qua, che li andiamo a amalgamare, a distribuire bene. Da una parte, dall'altra. Eccoli qua, bene. E questi sono proprio tipici di questa stagione, che è un po' la parte iniziale in termini di tempo del cipollotto, no? Allora, e poi andiamo con le alici, le acciughe, che danno poi anche la sapidità, la parte di sale. Infatti non aggiungiamo nient'altro. Devo dire che questo è un po' il periodo delle cipolle, cioè, perché adesso che viene appunto la primavera, le preparazioni sono tante, sì, e meravigliose. Poi, sono buonissime. Poi Evelina ci dice sempre che fanno bene, esatto. Sono diuretiche, sono, no? Diuretiche, molto diuretiche, quindi, quindi perdere... aiutano noi donne per la ritenzione idrica e anche la pressione, no? Chi ha la pressione alta, la cipolla fa bene. Anto, guarda cosa inizio a fare, inizio a piegarla. Sì. Quindi che è importante, più volte si riesce a fare meglio è, perché più arrotolamenti abbiamo meglio è, e meglio è. Poi chiudiamo bene, uno stampo Cortino. Che deve essere bello grande. Grande, questo quanto sarà di diametro? Quello è 30 cm di diametro, non preoccupiamoci di prenderlo più grande, nel senso che poi la nostra focaccia lieviterà, quindi dobbiamo inserirla, guarda, la chiudiamo a chiocciola. Esatto, a chiocciola. Chiudendo la parte di qua e andiamo a mettercelo dentro. Vedi che deve essere proprio la metà dello stampo. Guardate come diventa. Deve allargarsi. Dopo quanto? 2 ore almeno. 2 ore, guardate. Ma dipende dalla temperatura, deve proprio allargarsi al massimo. Si stende. Poi, importante, prima di andare in forno, una bella spennellata di olio. Così vedi che più giri riusciamo a dare sia da una parte che dall'altra, sia a livello di chiocciola che di arrotolamento, meglio è. La temperatura del forno è importante, 250 gradi, partiamo a 250 gradi per circa 20 minuti e poi abbassiamo il forno circa 200 gradi per altri 20 minuti. L'importante è la prima parte. In tutto con due temperature diverse. Con due temperature diverse. Adesso lo mettiamo in forno. E vediamo cosa tiriamo fuori. Noi l'abbiamo già vista all'inizio, abbiamo fatto lo spoiler. No, ma la rivediamo. Perché fosse curioso, no? Perché poi magari il pubblico di mezzogiorno è diverso dal pubblico delle 13:20. Guarda, ecco, è bella. Qua. Allora, è bella calda, Quindi apriamo. L'importante è uno stampo a cerniera, è perfetto. Vieni, Perse, vieni a vedere qua. Volentieri. Venite, chi vuol venire, venga. Che meraviglia. È ancora bella calda, ma la andiamo a tagliare. Bollente, sì. Ma guardate tagliandola dentro. La tagliamo. Che cosa, a parte che è un centrotavola meraviglioso, un antipasto di rituale da condividere. Guardate che bello. Diciamo a tutti i papà questa. Guardate che meraviglia. Fulvio Marino, la focaccia di San Giuseppe.